cosa può chiedere un comune di 700 anime colpito dal terremoto del 24 agosto 2016? Molte cose, in effetti, ma una in particolare è emersa in quest'ultimo lungo anno, durante gli incontri con la comunità. Un pulmino per il servizio di taxi sociale. Siamo di fronte all'opportunità di restituire questo luogo ad una relazione importante con la collettività. Far sì che ciò accada è necessario il contributo e l'attenzione di tutti su questo luogo di straordinaria bellezza da recuperare assolutamente. Un centro che sia un luogo accogliente e rasserenante, un rifugio in tutti i sensi. Potrebbe essere inoltre utilizzato come centro culturale, dove anziani e bambini possono svolgere liberamente le loro attività. Prima il Museo Ventura era l'unico scrigno in cui sperimentare, fare, abbracciare. Ora che è inagibile è come una casa senza un salotto, è come voler incontrare degli amici importanti e non avere una sedia, un tavolo intorno ai quali sedersi per ritrovare le giuste energie per ricominciare. Sono 30 anni che lavoriamo insieme, si vede, sia su di me che sul trattore praticamente, e potrei dire non ce la facciamo più. Quanta neve fa qui? L'anno scorso l'ho fatta 2 metri, ci stato pure quando ne ha fatta 4 metri. E ci serve un trattore nuovo. Allora dove si compra? Se vogliamo che questi meravigliosi borghi tornino a rivivere, garantiamogli almeno i servizi essenziali. Non lasciarci da soli, aiutaci ad aggiustare il nostro teatro e ad avere di nuovo un futuro.